Benvenuti ragazzi a questa nuova Let's Play, io sono DeffDL. Vediamo subito che gioco voglio fare. L'hanno già detto, ok, si è già sentito il titolo, esatto, Pikmin. Un gioco che mi piace molto, veramente. Se non l'avete notato, sto giocando alla versione per Wii, versione New Play Control. Perché ci sarebbe anche la versione GameCube ovviamente, però io mi trovo molto più comodo con la versione Wii. Trovo molto più comodo usare il puntatore. Intanto era partito un filmato. Premiamo A e iniziamo subito. La modalità sfida la farò in un extra. Iniziamo. Nuovo diario di bordo. Sono il capitano Olimar. Mentre viaggiavo nello spazio, la mia navicella è stata colpita da una meteora. Devo essere svenuto e in seguito mi sono trovato sulla superficie di uno strano pianeta. La mia amata Dolphin ha perso tanti pezzi e la vista dei suoi rottami mi spaventa. Ho perso anche il motore. Sono bloccato. Per peggiorare le cose, i miei sensori atmosferici indicano che l'ambiente del pianeta contiene elevati livelli di velenoso ossigeno. Il mio sistema di sopravvivenza può funzionare solo per 30 giorni. Se non riesco a riparare la Dolphin in tempo... No, meglio non pensarci. Devo trovare i pezzi mancanti. Ok, siamo al controllo del capitano Olimar. Il protagonista di questo gioco, ma non è il vero protagonista di questo gioco. Allora, posso mettere a posto magari la telecamera in qualche modo? No. No. Allora. Wow. Da quella strana cosa è uscito fuori un seme. Mi sono imbattuto in una strana cosa. Ah, la chiama anche lui strana cosa. Avevo appena iniziato la mia ricerca dei pezzi quando me la sono ritrovata davanti, come se mi aspettasse. Ha lasciato cadere un solo seme. Cos'è? È un essere vivente? È una macchina? Mi ricorda una cipolla, un vegetale del mio pianeta. Allora chiamerò cipolla anche questa. Non farò battute scontate sulla cipolla, mi spiace. Sì, in questo gioco i semi ci mettono 80 anni. Nel 2 l'hanno messa a posto sta cosa. Ci mettono 80 anni a crescere i semi. Il seme che è caduto dalla cipolla ha attecchito nel terreno e ora è nato un grazioso germoglio. Questo germoglio emette una luce singolare e oscilla avanti e indietro senza essere dondolato dal vento. Sembra proprio che mi stia chiamando. Non ho scelta, devo avvicinarmi e premere A. Ok, premiamo A. E vai! Abbiamo un Pikmin. Straordinario. Quando ho strappato il germoglio mi sono accorto che è una creatura vivente e non una pianta. Raccoglierlo non ha causato danni visibili. Se ne sta lì e mi fissa. La sua forma è simile alle carote della marca Pik Pik, che mi piacciono così tanto. Lo chiamerò Pikmin.
Sono qui, bloccato su questo pianeta tossico, a lottare per la sopravvivenza. Eppure tutto ciò mi affascina. Devo studiare questa bizzarra creatura. Devo cercare di afferrarla con A e lanciarla nella direzione verso la quale punto. Poi richiamarla con B. Chissà se reagisce anche con C. E premendo la croce direzionale in giù mentre punto verso di lei. I seguenti comandi mi consentono di variare l'angolazione della telecamera. Z, ruotare la telecamera dietro Olimar. Sinistra e destra, zoom. Su, cambia prospettiva. Devo sopravvivere, quindi imparare ad usare bene questi comandi e a conoscere l'ambiente che mi circonda. Ok, abbiamo un Pikmin! E vai! Allora, questo gioco non ha un vero e proprio genere, è genere atipico. Ok, perfetto, sono riuscito a lanciarlo bene. Tuttavia è molto simile a uno strategico in tempo reale. Vedrete poi in che senso quando ci arriveremo. E portando il gettone alla cipolla avete visto che sono nati altri due Pikmin. Sorprendente, la cipolla ha fatto cadere altri semi. La piccola pillola rossa raccolta dopo aver tagliato un fiore sembra una sorta di cibo in grado di far proliferare i Pikmin. Se non mi inceppo a parlare, la cipolla potrebbe essere una specie di incubatore. Ovviamente devo studiare con attenzione questa strana forma di vita. Abbiamo altri due Pikmin, ci metteranno 80 anni magari ad uscire dal terreno. Intanto prendiamo anche quest'altro fiore, perché sì, ok. Se riuscite a lanciarli bene in cima al fiore, i Pikmin lo distruggeranno all'istante. Se no ci metteranno un po'. Adesso richiamiamoli questi. Questa è la prima giornata, che è una giornata praticamente tutorial. Difatti, se lo vedete, non abbiamo un tempo limite. Quando, spoiler, già dalla seconda giornata ce l'avremo, un tempo limite. Non li volevo lanciare perché li ho lanciati. Adesso abbiamo 5 Pikmin. Direi di prendere quel gettone enorme là in fondo. O questo prima. Prendiamo prima quello là in fondo. Ok, vedete, non l'ho lanciato bene in cima al fiore e ci sta impiegando un po' di più. Ma è questione di mezzo secondo in più, non è niente di che. Allora, cosa posso fare? Vediamo se ci sono altri gettoni in giro. Sì, i Pikmin sono lentissimi adesso. Ci sarà un modo di farli diventare un po' più veloci. Lanciamoli. Volevo lanciarlo là sopra, ma non ci sono riuscito. Ok, allora, lanciamoli qua. Poi richiamiamolo e facciamogli fare il giro. Il giro, ho detto, il giro. Il giro. Pikmin. Allora, facciamo così, va. Ok. Portatelo in due, così siete più veloci. Questo intanto ha già portato l'altro gettone alla cipolla. Ci serviranno, mi sembra, 10 Pikmin. Sì, 10 Pikmin per andare avanti. E 30 per finire la giornata. Mi ricordo benissimo che ne servono. Non voglio lanciarli, voglio solo prendere i germogli. Ok. Adesso quelli là tra mezz'ora usciranno. Intanto questi 6 li mando là a prendere il gettone da 5. Così aumentiamo ancora il nostro numero. Prendiamo questi 2. E abbiamo già una bella squadretta di Pikmin. 9 Pikmin per adesso. Per adesso sono abbastanza. Non tantissimi, perché come vi ho già detto ne servono 10 per andare avanti. E anche questo, stanno 3 ore qua sotto a guardare i germogli che escono. Bon, tra mezz'ora saranno pronti gli altri Pikmin. Dai, su, ok, perfetto, prendiamoli. Premendo continuamente A, Olimar andrà automaticamente dagli altri germogli. E al penultimo germoglio vi conviene... ho perso già un Pikmin. Fantastico, è la prima giornata e ho già perso un Pikmin. Eccolo lì, vieni. Vieni qua. Non ti perdere. Ok. Spingiamo il sacchetto. Servono, come vedete dal numerino, servono 10 Pikmin per spingere questo sacchetto. Ci metteranno un anno, magari. Se continuiamo così, magari per l'anno prossimo ce la facciamo, No, ma... fate con comodo. Ok. I Pikmin sono curiosi come bambini.
formano gruppi per svolgere funzioni che sarebbero impossibili per un Pikmin solo. Mi si è acceso un barlume di speranza. Se riesco a trarre vantaggio dalle loro capacità, forse riuscirò a riparare la mia navicella. Devo riassumere tutto quello che ho imparato sui Pikmin. Avvicinarsi e premere bla 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 tutorial, 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 tutorial. Ok, per accedere al computer premere più, che è praticamente il menu di pausa. È il menu di pausa, ci sono anche i comandi qua, quindi non serviva a niente il tutorial. Allora, mi seguite? Ok, perfetto. Qua ne servivano... Straordinario, questo è senz'altro il motore della mia nave. Grazie ad un colpo di fortuna mi sono già imbattuto nel pezzo più importante della mia astronave. La sorte è dalla mia parte. Ma come lo riporterò alla Dolphin? E i Pikmin possono portarlo. Quanti ne servono non lo vedo. 20. Mi ricordavo 30, mi ricordavo male difatti. Ne ho 14, allora. Qua uno. Qua uno. Qua uno. Due magari. 1, 2, 3, 4, 5. Tu perché non lavori? Qua. Ok. Andate anche voi, va a dare una mano, va. Tanto, sui gettoni da 5 ci possono stare fino a 10 Pikmin. Mi ricordo. Ho un Pikmin? Dov'è finito? Eccoti. Dai una mano lì. Ok, perfetto. Voi venite da me. Guardate quanti. Sono tantissimi. Intanto i germogli iniziano a nascere. Quando molti semi Pikmin germogliano insieme è piuttosto noioso raccoglierli uno per uno. Mia moglie dice sempre che non sono fatto per i lavori di routine. Proverò a raccoglierli tutti insieme premendo ripetutamente A fino a quando tutti i Pikmin non saranno raccolti. Ho notato che quando aggiungo dei Pikmin al gruppo questi si infervorano tutti e mostrano colori sgargianti. Altre volte passano ad un colorito più pallido ed emettono solo un timido barlume. Facendo attenzione a queste differenze riuscirò a distinguere tra i Pikmin. In che senso, Olimar? Sì, praticamente quando lasciate i Pikmin in giro diventano bianchi, ma non mi sembra così importante. Non mi sembra una cosa di vitale importanza. Allora, quando si è sotto la cipolla mi sembra che non si può zoomare. Ah no, sì che si può zoomare. Allora, perché prima non mi zoomava? Il problema del Wiimote è che praticamente quando si lanciano i Pikmin in massa si tende a variare la telecamera involontariamente. È una cosa che a me dà molto fastidio, veramente. Allora, prendete quello. Ok, avete visto? Avete visto? Avete visto? Ok, portatelo. 25 Pikmin. E portando il motore all'astronave possiamo finire la giornata. Mi sembra che finisce la giornata subito quando porteremo il motore all'astronave. Ok, e il pezzo compare sull'astronave. E vai. Sì, l'astronave effettivamente si ricomporrà pian piano, eh. Cioè, i pezzi che portiamo all'astronave verranno aggiunti effettivamente, si vedranno. Oh, meraviglioso! Con l'aiuto di questi Pikmin ho fatto un grande balzo in avanti sulla via di casa. Posso di nuovo far decollare la mia nave. Il barlume di speranza splende sempre di più. Ma che ne è degli altri pezzi mancanti? Domani dovrò cercarli. Primo giorno dall'impatto. Sono riuscito in qualche modo a far decollare la Dolphin, ma mi sono stupito nel vedere la cipolla partire con me.
Forse i Pikmin non possono sopravvivere alla notte sulla superficie del pianeta, o hanno semplicemente deciso di unirsi a me per qualche altro motivo. Comunque sembra che mi vogliano aiutare anche domani. Alla Dolphin mancano 29 pezzi, se non riesco a ritrovarli tutti, non potrò più tornare a casa dalla mia famiglia sul pianeta Okotate. Le analisi mostrano che il sistema di sopravvivenza funzionerà solo per altri 29 giorni. Come posso riparare la Dolphin in così poco tempo? Sulla superficie qui sotto si vede una fitta foresta, forse la mia speranza di sopravvivenza... Poiché la mia speranza di sopravvivenza, l'ho chiamata Foresta Speranza, la esplorerò domani. Popolazione di Pikmin ovviamente in aumento, perché all'inizio ne avevamo 0. E se finiamo la prima giornata con 0, ragazzi, se finite la prima giornata con 0 Pikmin, nascondetevi. Perché primo è impossibile perderne, secondo, per finire la giornata ve ne servono almeno 20. Quindi bisogna essere veramente dei super nabbi per finire la giornata con 0 Pikmin. E salviamo. Yes. E abbiamo scoperto la Foresta Speranza. Esatto, e abbiamo un pezzo su 30 e 25 Pikmin. Quindi, la prossima volta andremo alla Foresta Speranza. Ho intenzione per questa Let's Play di fare una giornata a video. Quindi i video li chiamerò giorni e non episodi. E quindi ci vediamo la prossima volta, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Pikmin, ciao!